Buongiorno a tutti voi, bentrovati con Vera Mattina per quello che riguarda i nostri ospiti. Gli ospiti oggi sono due, con estremo piacere vi presento l'assessore al comune di Roseto, Mirko Vannucci. Buongiorno assessore, buongiorno, ben ritrovato. Paola. Grazie. Spesso ti vediamo in collegamento con il nostro Lino Nazionale, quindi è un piacere averti qui ospite in studio. E poi abbiamo un ospite d'eccezione, generale in pensione, lo possiamo dire, generale, certo. Domenico Trozzi, generale in pensione della Polizia di Stato. Buongiorno generale. Buongiorno. Perché sono qui generale Trozzi e l'assessore Vannucci? Perché il comune di Roseto un po' da tempo ha iniziato un percorso che vede protagonista non soltanto l'assessore Vannucci ma anche il collega assessore Ricchiuti sul fronte sport, sociale e scuole. Perché? Perché c'è un messaggio da dare ai giovani, ma non solo, abbinare lo sport a quelli che sono i valori e, nel caso specifico, ne parliamo questa mattina, educare alla legalità. La prima domanda la rivolgo direttamente all'assessore. Oggi è un giorno, diciamo, di bilancio, perché alle 16.30 comunicherete alla cittadinanza dei risultati. Ma più che risultati, tutte le attività svolte. Innanzitutto tengo a ringraziare qui il generale, non perché è qui presente, ma perché lo tengo a ringraziare personalmente per il lavoro svolto, fatto soprattutto da volontari. Questo è un progetto che è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con 99.000 euro, sono stati 16 mesi intensi. Devo dire che siamo partiti veramente in sordina, in punta di piedi, con 4 ragazzi, e sono arrivati a una punta di oltre 50. Quindi è stato un risultatone, considerando la realtà, considerate la realtà che è di Roseto e gli Abruzzi, che fortunatamente non ha dei quartieri difficili come già li può avere Pescara, parlo di Rancitello. Fortunatamente. Nonostante ciò si è svolto un ottimo lavoro, dove il generale poi vi illustrerà tutte le attività svolte da questi ragazzi, veramente a 360 gradi, hanno avuto delle esperienze magnifiche, e attraverso queste esperienze si è portata la cultura della legalità, cosa che purtroppo sta sparendo, soprattutto nelle scuole. Cioè la sana educazione civica, il rispetto delle istituzioni, oggi come oggi, viene sempre meno. Quindi noi abbiamo cercato di riportare in auge quello che doveva essere, quello che ci insegnavano i nostri genitori, i nostri nonni, ogni tanto anche con uno scappellotto. Generale, quanto è stato difficile, se è stato difficile, trasmettere i valori della legalità, in primis il valore base, no? Che è rispettare le regole anche della convivenza civile, soprattutto per i ragazzi che insomma non hanno più degli esempi forti come forse li abbiamo avuti noi in passato. Quanto è stato difficile, se è stato difficile per lei? Sì, è stato ed è difficilissimo, sembra parlarne tutto facile. Quando si mette in atto ci troviamo in grosse difficoltà, perché noi per primi, come uomini, predichiamo bene e razzoliamo male, quindi tante volte io mi trovo a avere dei conflitti interni, perché quello che sto facendo, mi chiedo, nonostante i miei 68 anni, ancora io vivo di lotte interne, di ansie, come tutti gli esseri umani. Poi è normale che sia, insomma. E quindi ci si chiede, giusto quello che sto facendo? Non è giusto. Fin quando si ha la capacità critica di mettersi in discussione, si va avanti tra alti e bassi e si riesce bene o male a seguire la direttura morale. I ragazzi come reagiscono? Ecco, proprio questo stavo dicendo. I ragazzi purtroppo vivono spesso degli ambienti dove l'immoralità è la regola e spesso hanno brutti esempi, cattivi esempi, anche delle persone a loro vicine. Anche familiari a volte. Purtroppo sì. E poi l'oggetto della nostra attività sono dei ragazzi segnalati dai servizi sociali, l'attività è rivolta a loro, anche se poi accogliamo anche i nostri figli, figli dei carabinieri, figli dei vigili urbani, figli di buona famiglia, tra virgolette. Però la maggior parte sono ragazzi delle case famiglia, che sono i migliori, più educati, migliori dei nostri figli. E poi dei ragazzi segnalati dai servizi sociali, che purtroppo non è il caso di Roseto, ma è il caso di altri centri che abbiamo, perché abbiamo centri a Palermo, a Napoli Scampia, a Padova e a Pescara, Pescara Rancitelli, Pescara San Donato, vicino a Carcere, caldi. E Zanni. Zanni, i quartieri più caldi. Quindi, di Pescara. Quello che sto dicendo non è rivolto a Roseto, però in molti centri i ragazzi vengono da noi, vivono 3 ore di educazione alla legalità, poi tornano a casa e trovano delle realtà completamente diverse.
col padre che è appena uscito di galera, il padre disoccupato, il padre tossicodipendente, e ci sono situazioni familiari veramente terribili. Volevo chiedere, generale, quando le ho chiesto che come reagiscono i ragazzi, no? Ma loro, dopo aver fatto questi corsi, aver avuto dei riferimenti, no? Come nel vostro caso, poi percepiscono anche il ruolo delle istituzioni, sì, delle forze dell'ordine sul territorio, senz'altro, il rispetto anche di una divisa, no? Allora, i ragazzi, se si riesce a superare la coltre fatta di telefonini distrazioni varie, calciatori e cose del genere, se si riesce a entrare in comunicazione col ragazzo, poi loro capiscono benissimo, capiscono meglio di noi certe cose, perché sono ragazzi, la generazione nuova è intelligentissima, molto più intelligente e furba di quello che eravamo. C'è grande fiducia allora in loro. Io sì, io ho grande fiducia in loro, però loro sono fuorviati da tutte le cose di cui ho parlato precedentemente, dalle situazioni familiari alle situazioni sociali, collaterali, compresa la morale, tra virgolette, dominante, che insegna ai ragazzi a essere furbi, a evitare le responsabilità, a non testimoniare. Se a scegliere le strade più comode, le scorciatoie. Le no? scorciatoie. E spesso sono i grandi a insegnare loro queste cose. Assessore, il Comune di Roseto ha abbracciato subito la possibilità di adottare, tra virgolette, questo progetto. Sì. È stato complesso, difficile portarlo poi sul territorio, perché qui c'è un contributo sicuramente economico della regione Abruzzo, però poi bisogna metterlo in pratica sul territorio. Quanta difficoltà c'è stata, se c'è stata? Ma le difficoltà che come comune noi non ne abbiamo incontrate, più forse come associazione, un attimo per scardinare il sistema che era su quello che era un progetto innovativo, anche su una realtà che fortunatamente, dico io, a Roseto abbiamo pochissimi casi di ragazzi che hanno dei segnalati, ecco, diciamo così, dagli assistenti sociali. E sono partiti con 3-4 persone, 3-4 volontari, dove il generale spesso ci sentiamo molto spesso per dire: Mirko, ne siamo pochi. Generale, io dico, l'importante è partire in punta di piedi, poi man mano le gambe si allungano e diventiamo sempre più numerosi. Forse sono stato un profeta questa volta, però poi il buon lavoro svolto dal generale si è visto. Iniziato era settembre, 16 mesi praticamente, sì, fa dicembre, se quindi l'anno fa, dopo l'estate 2013, poco meno di un anno e mezzo. Vogliamo indicare qualche attività fatta? Sì, vabbè, illustro io, poi il generale, sì, forse esatto, approfondirà, perché loro, allora, l'equitazione, poi hanno avuto anche un corso di veterinaria con una signora, e dove devo spendere due parole poco simpatiche per alcuni che non hanno capito il senso di questo progetto, ma pensavano solo a un rapporto economico. E su questo io sono rimasto profondamente deluso, l'ho detto anche al generale, che poi ci ha messo la faccia in prima persona, cosa che avrei dovuto fare io, ma lui, siccome è un buono, non lo dice ma lo dico io, è un buono, ha lasciato correre, non mi ha fatto sapere niente, ha provveduto lui. Cosa che alcune persone... Cosa è successo? Purtroppo qualcuno pensava solo alla parte economica e non al senso del progetto, alla finalità del progetto. E in alcuni casi sono state delle amarezze nel corso di questo percorso, che spero che spero di non affrontare più. E innanzitutto la mia prima speranza è che venga rifinanziato, tant'è vero che questo è il primo passo, poi faremo il report, lo comunicheremo alla Regione Abruzzo, in modo tale, nella speranza forse non essere rifinanziati con 99.000 euro, ma quantomeno con qualcosina che ci permetta di continuare, di andare passo passo verso questa strada meravigliosa, magnifica, soprattutto per i ragazzi. Che età hanno i ragazzi? Nominalmente dai 6 ai 18 anni. In realtà ce l'abbiamo, da 6, qualcuno di 5 anni abbiamo accolto, con autorizzazioni varie, eccetera, e arrivano in media fino ai 12 anni, ce n'è qualcuno di 16, a Pescara di più. A Roseto abbiamo solo il figlio di un nostro volontario carabiniere che è libero dal servizio, viene a darci la mano. Lui e la moglie li ringraziamo, moglie e Giovanni ringraziamo anche. Ecco, fai pure i nomi. Domenico, Francesco. Domenico, Salvatore e Francesca. Francesca Martinelli, che sono una coppia fantastica, più Giovanni Zarabia, abbiamo questi volontari che fondamentali. Oltre a fare il vigile urbano, il carabiniere, insomma, compiti gravosi,
liberi dal servizio vengono e fanno gli educatori. Possiamo parlare allora delle, un po' più in modo specifico, delle attività fatte, offerte, sì, a questi, allora, ragazzi e quelle a cui si sono più appassionati? Sì, allora noi abbiamo avviato una promozione di uno sport bellissimo che si chiama pentathlon moderno. Il pentathlon moderno, il cui testimonial per noi è Daniele Masala, che è stato campione olimpionico di questa specialità a Los Angeles, e qui nella brochure c'è anche la sua foto, questo, sì, con tutte, sì, queste medaglie. Daniele Masala era poliziotto e col gruppo sportivo Fiamme Oro ha fatto tante gare, ha vinto le Olimpiadi da poliziotto, e dopodiché ha smesso l'attività agonistica e si è messo a fare l'ispettore di polizia proprio attivo. A tempo pieno. Dopodiché ha vinto un concorso all'Università di Cassino e attualmente è titolare di due cattedre, quindi non è più poliziotto, è docente universitario, due cattedre all'Università di Cassino. L'altro nostro testimonial, ma non testimonial, proprio socio che ha operato con noi, era Pietro Mennea, suo conterraneo, corregionale. Pietro Mennea, da ragazzo del sud, credeva molto in questa attività, infatti qui nella brochure che è scaricabile sul sito, sì, lo vogliamo ricordare, www, prossimità alle istituzioni, tutta una parola, con due A senza accento sulla A, prossimità alle istituzioni, .it. Se si va su questo sito e si clicca la voce giornale, file giornale, si può scaricare questa pubblicazione. Un formato PDF era il catalogo, sì, diciamo, tra virgolette catalogo. Questo più che catalogo è un resoconto di tutta l'attività svolta dagli anni 80, in cui io ero a Palermo, sono stato 16 anni a Palermo, che abbiamo iniziato questa attività, con padre Puglisi che faceva, esatto, il tutoraggio scolastico. Generale, si fermi. La dobbiamo bloccare agli ordini. Hai dobbiamo anticipato. Bloccare perché ha citato una domanda. era una sorpresa. Allora, prima di parlare dell'esperienza, immagino indimenticabile, generale, con Don Pino Puglisi, avevamo preparato una sorpresa per lei che con il nostro Flavio Mazza in regia vi offriamo sia al generale ma soprattutto a voi. Popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini, che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio, che già si è espressa in tanti modi precedentemente, ma che continua ad esprimersi attraverso collaborazione e anche sollecitazione e anche coinvolgimento. Il lavoro che si aspetta è ancora molto più. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Eccoci, voleva essere giusto uno spunto, perché insomma
Abbiamo parlato, assessore, di educazione alla legalità, delle difficoltà, anche poi di far breccia nel cuore, no? di questi ragazzi, far capire loro che poi la società impone delle regole che è bello rispettare, perché poi insomma la vita ti mette davanti delle difficoltà, però affrontarle nel rispetto della legge è la cosa migliore, no? Poi tu, assessore, con la divisa da poliziotto, insomma, insegni ancora di più questo. Tanto è vero che noi dovremmo dare l'esempio vivente ogni giorno, perché io ricopro un doppio ruolo, in questo caso sia da assessore che da amministratore, cui ho l'onere e l'onore, con molto piacere lo faccio, cercando di svolgere la mia attività nel pieno delle regole. Giustamente, se poi siamo noi a dare l'esempio sbagliato, i ragazzi di conseguenza pensano che il politico è quello che sta succedendo oggi a Roma, che non meraviglia nessuno, ma che nessuno cerca l'inversione di tendenza. Tutti quanti si lavano le mani, si puliscono la bocca, ma pare che nessuno... Ci si è quasi rassegnati forse a questa che nessuno moda sappia, che nessuno si meravigli di questa storia, di queste, dal Mosa all'Expo. Ma la capitale, eccetera, eccetera. Scusate, che un po' di raucino. E quindi... bisogna invertire la tendenza, bisogna dare veramente un esempio, bisogna innanzitutto partire dalla giustizia. Partiamo dalla giustizia. Generale, io ho dedicato a lei questo contributo, no? All'inizio Paolo Wojtyla e poi Don Pino Puglisi. Lei nei suoi 16 anni a Palermo ha lavorato insieme. Che esempio ha lasciato Don Pino? Don Pino? Allora, Don Pino è storia che quando... i sicari si sono presentati per ucciderlo, li ha guardati negli occhi e ha detto: vi stavo aspettando. Questo significa che lui, come Ninni Cassarà, come Giovanni Falcone, sapevano di essere nel mirino della mafia e sapevano che sarebbero stati uccisi, quindi sono degli autentici martiri, degli eroi del nostro tempo. E non lo dico per retorica, per enfasi, chiunque li ha conosciuti sa che è così. Ninni Cassarà, che era mio fratello, e facevamo servizi assieme, volava con me con l'elicottero e quando scendevamo dall'elicottero spesso ci facevamo una partita a tennis insieme, più che una partita palleggiavamo e poi ogni tanto palleggiando si parlava, poi ci si accostava vicino alla rete, si parlava 10 minuti, poi si ricominciava a palleggiare, era proprio... un amore per lo sport. Lui era stato un campione studentesco di 80 ostacoli, quando i campionati studenteschi erano delle olimpiadi sportive, e quindi ci accomunava l'amore per il servizio, l'amore per lo sport, l'amore per la famiglia. Suo figlio Gaspare veniva a giocare con i miei figli in aeroporto, organizzavamo delle gare di corsa campestre aperte a tutti i quartieri di Palermo, quindi i bambini dello Zen, di Bocca di Falco, di Brancaccio venivano lì e organizzavamo queste gare. Infatti facevamo... questo, ci sono anche delle immagini, no? Sì. Su questo report fotografico magnifico che vi invito a scaricare dal sito www.prossimitaalleistituzioni.it, in cui ci sono i pulmini che trasportavano appunto i ragazzi a fare sport. Pulmini della polizia. Pulmini del reparto mobile della polizia che entravano allo Zen, prendevano i bambini e li portavano allo stadio. Da premettere, per chi conosce la situazione palermitana, che una macchina della polizia o dei carabinieri allo Zen non può entrare se non fanno un'operazione militare proprio, perché se fa un giro di perlustrazione come si fa in tutti i quartieri non esce, perché purtroppo c'è un indice di delinquenza altissimo e quello è territorio che va, per penetrarlo va espugnato militarmente. Quindi diciamo le cose come stanno. Comunque questo pulmino entrava tranquillamente, prendevamo i bambini. Una volta un pregiudicato mi ha accompagnato il figlio al pulmino e mi ha detto nel suo accento palermitano: signor Capatano, ci portai mio figlio perché io sono un pregiudicato, io mi auguro che mio figlio abbia un futuro diverso dal mio. Quindi questo per me è stato un successo enorme di quell'opera che facevamo. Poliziotti liberi dal servizio nel periodo libero, col pulmino dato in prestito dal reparto di polizia, facevamo questa attività. Abbiamo avuto grossi risultati. Abbiamo preso un bambino al rione Zen a 6 anni, a 16 anni ha corso 100 metri piani in 10 secondi e 6 decimi.
Poi ha fatto parte delle Fiamme Oro, certo Pandolfini possiamo fare il nome, ha fatto parte del reparto di Padova, il gruppo sportivo Fiamme Oro che poi ha avuto l'onore di comandare e attualmente fa le volanti a Palermo. Beh, allora, è poliziotto. Assessore, in questa nostra chiacchierata c'è sempre un abbinamento costante, no? Tra valori, legalità e poi soprattutto sport. E non è casuale, perché spesso a noi succede di raccontare iniziative, in questo caso le proposte delle associazioni, in altri casi penso al Centro Sportivo Italiano, no? Al CSI, dove puntualmente poi 2, 3, 4 volte l'anno spuntano degli sportivi campioni che arrivano qui con tutta la loro umiltà e parlano dritto al cuore dei ragazzi dicendo insomma lo sport è sacrificio, è rispettare, no, i propri limiti e sapersi ridare nella vita. Per lei che è assessore allo sport, quanto conta in più questo progetto? Allora, il progetto è importantissimo perché innanzitutto io dico è un virus nella società di oggi. Quello che diceva il generale, che di andare con il pulmino del reparto mobile nel quartiere Zen, prenderli questi ragazzi che vivono una realtà difficile all'interno delle famiglie dove se vedono una divisa parlano male, indicano come l'infame e lo sbirro di turno. Mentre questi ragazzi poi vedono un altro tipo di realtà dove il poliziotto ti accompagna, ti porta allo stadio, ti fa divertire, ti fa mangiare un gelato. Comunque ti rendi conto che è una persona umana come lo è tuo padre, però in una maniera diversa. Crescendo non si cresce con l'odio verso le istituzioni, ma si cresce con la consapevolezza che chi fa quel lavoro lo fa perché fa quel mestiere e deve farlo bene se la società, per permettere alla società di andare avanti. Quindi quei ragazzi, poi, anche se un giorno dovessero diventare dei delinquenti, diventano dei delinquenti rispettosi, come si erano i mafiosi di una volta che rispettavano, anche se è sbagliato. Però comunque hanno questo virus all'interno, che prima di fare una cosa ci ripensano, cioè ragionano, può darsi che sbagliano una volta, però la seconda volta dicono ma perché lo devo fare? Perché forse, anche perché gli è tornato in mente una persona particolarmente simpatica che gli insegnava determinati valori, questo è che bisogna fare. Questo è poi il valore delle testimonianze, e purtroppo, no? E purtroppo oggi dobbiamo tornare 3 passi indietro e ripetere tutto da capo, quando invece a questo punto potevamo già trovarci 20 anni avanti. Generale, e quanto, poi chiudiamo, quanto è stato negativo secondo lei il fatto che nelle scuole, no? Nei programmi scolastici, ai miei tempi, c'era l'ora di educazione civica a scuola. Educazione civica? Sì, adesso almeno si fanno tantissime materie, laboratori, controlaboratori, i bambini sono impegnati dalla mattina alle 8:30 fino a pomeriggio tardi in decine di attività, anche extracurriculari, però poi di educazione civica si parla poco, è lì che subentrate voi, associazioni, sul territorio. Sì. Abbiamo fatto un passo indietro in questo senso della scuola italiana. Io penso che non sia tanto il programma, la materia a insegnare ai ragazzi a essere cittadini di domani, quanto l'insegnante che inserisce questi concetti e dimostra con l'esempio che cosa significa essere cittadini, che cosa significa rispettare le norme, le regole. Certo, se c'è una materia dedicata e viene interpretata nella maniera giusta sia dagli insegnanti che dai ragazzi, allora i risultati sono eccezionali. Ma io le dico che faccio sport, insegno atletica leggera, judo ai miei bambini, interagisco con gli educatori che insegnano calcio, equitazione, eccetera, e a ogni piesto spinto inserisco il rispetto delle regole, il rispetto dello Stato, quelle cose che noi avremmo dovuto, che noi senz'altro, la nostra generazione ha acquisito in famiglia e che adesso devono essere acquisite nell'ambiente che si pratica. Certo. Io ho tante regole di vita importantissime, l'ho imparate dal mio professore di educazione fisica. Ai miei tempi c'erano i campionati studenteschi che erano delle Olimpiadi, fatti benissimo. Per una coppa tra istituti si scatenava un tifo che non ho mai visto in una partita di calcio. Chi di noi primeggiava nelle attività
era una persona che nell'istituto veniva guardato con ammirazione. Ah, quello è quello che fa il lancio del peso, quello è quello che ha vinto i 100 metri piani. C'era uno stimolo grossissimo. E da qui, dal professore di educazione fisica che ci allenava e che era motivatissimo, perché vincere la Coppa a livello provinciale tra gli istituti era un motivo di prestigio. E io ho imparato le regole di vita. Il mio professore di educazione fisica, quell'anno a cui mi riferisco, perché io con mio padre militare ho fatto il giro dell'Italia e dell'Abruzzo, le scuole le ho fatte in 3 città diverse, Pescara, Chieti e Sulmona. A Sulmona avevamo un professore eccezionale che si chiamava Franco Sciullo, che veniva dall'ISEF vecchia maniera, quando l'ISEF era solo a Roma, alla Farnesina. Poi si sono moltiplicati. Allora esisteva l'Accademia di Educazione Fisica, che era lì. E questo giovane professore, che fu assegnato al nostro istituto, ha fatto delle cose eccezionali. Dando era un grosso allenatore. E poi ci ha insegnato delle regole di vita. È stato per voi un esempio. A me ha insegnato a fare il nodo alla cravatta. Io tuttora, quando faccio il nodo alla cravatta, ripenso a lui. Allora, generale, le attività chiaramente dell'associazione, questo progetto Educare la Legalità, noi speriamo che vada avanti chiaramente, e il Comune adesso dovrà farsi portavoce presso la Regione Abruzzo. Noi ci metteremo del nostro, senza dubbio. Purtroppo sappiamo che questo vanno finanziati con i piani di zona, perché è un progetto comunque sportivo, sociale, ma soprattutto sociale, anche se io dico che lo sport è uno dei primi veicoli nel mondo del sociale, perché insegna a 360 gradi uno strumento per arrivare ancora le regole della vita, certo. per un buon proseguo nella vita. Comunque vedremo se riusciremo anche ad attingere da qualche fonte privata, di qualche benefattore, vedremo un po' se abbiamo questa possibilità. Ci impegneremo affinché questo progetto non sia durato solo 16 certo. mesi, ma che duri almeno 16 anni almeno per quello. Questo io vorrei fare la piccola precisazione, premettere che noi siamo nati come un'associazione che portava avanti questo progetto e non volevamo chiedere soldi a nessuno, soltanto con i volontari, poliziotti liberi dal servizio, ragazzi, che studenti universitari, eccetera. Poi, purtroppo, questa è un'idea fantastica che è stata realizzata solo grazie all'intervento economico a Pescara, del Comune di Pescara, che ci ha inserito nel piano di zona, e a Roseto, grazie al sindaco di Roseto, all'assessore Vannucci e Ricchiuti, che ci hanno consigliato questo progetto europeo che è stato finanziato. Però noi, fedeli al nostro principio, abbiamo usato questi fondi solo per rimborsare le spese ai volontari. Quindi gli unici soldi che prendiamo, come li prendiamo, passano ai volontari. Cioè, questi volontari ragazzi non sono sicuramente Francesco, Domenica e Giovanni. No, no, sono volontari ragazzi Francesco, Domenica zero. E Giovanni a costo zero. A costo non zero. Hanno mai preteso niente, certo, anche certo, perché certo. hanno il loro lavoro, non hanno bisogno. Perfetto. Però ragazzi universitari che stanno sulle spese, che ci devono rimettere pure il carburante, certo. li dobbiamo rimborsare. Grazie. No, l'ultima cosa, mi scusi. Siamo in chiusura. Ecco, vorrei dire questo, che il nostro progetto adesso a dicembre finisce il finanziamento dei fonti FAS. Noi andremo avanti con i volontari puri. Perfetto. E attueremo la seconda fase del progetto, che se non ce la faremo tutti i giorni a farli giocare, a farli studiare, lo farò a titolo personale, farò venire dei ragazzi a casa mia, li aiuto nei compiti. A qualcuno farò fare judo, a qualcuno atletica leggera, ma soprattutto si sono avvicinate al nostro progetto tante società sportive, società di pugilato, società di equitazione, eccetera, che prenderanno ognuna 2-3 ragazzi e li porteranno avanti con un'attività individuale a titolo gratuito. Quindi voglio ringraziare. Quindi anche, hanno fatto anche nuoto. Certo. Ivan di Vitaria per l'aiuto che ci sta dando. Ramona che si appoggia e che è riuscita a ottenere da un maneggio che sta sotto Monte Pagano, portiamo questi bambini, delle società di calcio, società di judo, di pugilato, insomma, eccetera. Si è creata una rete una a sostegno rete. di questo progetto. Qualcosa insomma. Si è mosso e è la Perfetto. Cosa più positiva. Ottimo segno. Allora, grazie Assessore Vannucci, grazie buon lavoro grazie per Paolo. La sua giunta a Roseto, e, insomma. C'è tanto da fare, grazie generale Trozzi, buon lavoro e che insomma tutti possano, avranno capito benissimo insomma che quando ci sono degli esempi viventi vanno colti al volo, abbiamo qui l'esempio del generale Trozzi. Grazie a tutti voi
per averci seguito. Vera Mattina torna domani puntuale alle 7 in studio, il direttore per la rassegna stampa e poi nuovi ospiti. Grazie e buona giornata.